Federico Melchiorri è il nuovo centravanti della Maceratese. Il suo ingaggio, sicuramente il colpo più di mercato più clamoroso di questo inizio di stagione, era nell'aria, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, ma solo questa mattina il giocatore ha firmato il contratto accettando le proposte economiche della società biancorossa, che quindi l'ha spuntata nei confronti di altri club, anche di categoria superiore, fortemente interessati all'attaccante che è stato il capocannoniere dello scorso campionato di eccellenza. Si può parlare di un vero ritorno a casa da parte di Melchiorri, ma il potenziamento dell'attacco non finisce qui, perché insieme a Melchiorri la Maceratese ha acquistato anche Giuseppe Negro, esperto attaccante classe 1986, proveniente dalla Jesina, nelle cui fila ha realizzato 17 gol nei due ultimi campionati di Serie D. Deve essere dato atto alla presidentessa Tardella del notevole impegno economico sostenuto ed al direttore sportivo Cicchi della consumata abilità anche nelle più difficili trattative. Ora si attende una risposta concreta ed incisiva della tifoseria, sia nella sottoscrizione degli abbonamenti, sia nel dar corpo alla recente iniziativa della dottoressa Tardella di costituire un forte gruppo di amici della Maceratese in grado di garantire un adeguato sostegno alla società.